Io, la Regini? Sì. Com'è? Beh, bene, bene, bene. Passato il weekend. Sì. Diciamo il macinino. Facci un po' caffè, va. Grazie. Tre, no, normale. Normali. Siamo già spostati da ieri. Il stuccherino che portava il bimbo a scuola. Ah, sì? Velina. Sì, l'ho visto con la macchina. Oh, che dice? Ma dice, non so, ti fa suonare. Ti fa suonare. Federica, buongiorno. Com'è? Ci stiamo ripresi? Anche lei, c'è l'altra Federica, la nostra Federica che ci guarda. È lunedì. Ah, guardalo un po'. Ieri uno ha scritto, dice, vi seguo sempre, ma come mi fa ridere quel ragazzo lì a destra quando ride. Perché sempre a destra? Buongiorno Fede, ci vediamo domani sera. Ah, lì c'è della foto. C'è la cetica che ci guarda. Ci vediamo domani sera. C'è anche Diana che ci guarda, ma sapete dov'è? Velino, dove sei? Qui fuori. Allora, e dicono? Cosa dicono? Allora, le due fontane di Napoleone, c'erano lì. Ciao! Riparate con soldi dei mecenati. Buongiorno Santa, buongiorno Federica. È bello perché c'è questo art bonus, sai cos'è? Che i privati privati possono dare dei soldi. Per una fontana, per la statua di Fagioni, per tutte queste cose. Giovanni, buongiorno. Al fine di ristrutturarle, solamente loro se le scaricano dalle tasse. Hai visto? Vabbè. 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 Se c'è l'anno non ne possono scaricare. No. Il restauro delle due fontane che corredano il giardino formale della palazzina dei mulini e il parco di Samaria intende attraverso il recupero di due manufatti contribuire alla riprefigurazione del giardino. Ora più bello però non fa pure, cioè da c'è ancora pronti i caffè. Andiamo, taglia. Aspetta, sì. Madonna buona. Chi c'è ragazzi? Una buona droga. Ragazzi, andiamo a pulire sta strada. Ma che? Questi sono calcinacci, sti sui ciumi. No, voi dici, si sono pietre di Napoleone. La villa di Napoleone. Napoleone. A me mi sembrano tabelline. Sono rossi. Chi effettua erogazioni liberali in denaro per il sostegno della cultura e recupero dei luoghi storici come previsto la legge potrà godere di importanti benefici fiscali. Leggi piano, non si capisce nulla. Allora, chi c'ha soldi? Chi c'ha soldi? Chi li vuole donare? Fermiamoci qui, a chi c'ha soldi la gente sta già ridendo. Buono. Cioè, dice chi? Chi c'ha? Ma qualcuno c'è. Allora, diciamo qualche. Noi no. Guardalo un po', te lo immagini in cameriere così. Che vuoi? Il caffè. Ma eri più civile. Eri giovane. No, eri più civile, non eri mica così. Ma te, Luca, dai. Te lo immagini? Da 5 euro andavo piano. Gli vai a chiedere un caffè corto, un caffè ginseng. Te lo prendi. Lo immagini a lui. Guarda un po', Mughini, guarda che grazia, guarda che c'hai, guarda. E a me non mi hai preso il caffè? Oh dai, oggi. Mamma cara. Ha fatto la medusa, guarda. Il Taggia riesce a fare le meduse. C'è chi fa i cuori, lui fa le meduse. Ma come sei sgraziato pure te. Guarda che ti faccio ora. Te lo dicevo. Ci fa la via dei mulini. Con Napoleone a cavallo sopra, fa un quadro sopra il caffè. Oh, è nata qui la mazza, ieri sera. La nonna! Nome, come l'ha chiamata? Guarda, non ci posso credere. Carina. Buongiorno Laura. È stata carina. Ecco qua, l'ho preso io, dai. Carina, invece una bella cosa. Un momento di emozione. Emozione. Tutto bene, quanti chili? 3 kg. Oh, cioè. Bella vita. Ma sono in diretta. Ah, dicevo, lo diciamo come fare. Ma chi c'ha soldi? Le società grosse che hanno dei soldi, cosa possono fare? Che effetto erogazioni liberali in denaro? Che ha fatto? La foglia al vento.
fatto. Che faccia sì. E guarda la menù. Vabbè, davanti giù. Ma perché lui capito, è molto astratto. Cioè, sì. Una... Lui è astratto. Allora, in pratica, potrà... Fermatelo un po', sta montando a panna per capire. È estratto, non astratto. Allora, benefici fiscali sotto forma di credito d'imposta per il 65% della somma versata, tanta roba. Ragazzi. E come dovete fare? Andate sul sito artbonus.gov.gov. Quindi cliccare su lista interventi, perché c'è scritto qual è che potete finanziare. Sì, e poi ti dà errore 404. E poi con la sezione cercate le residenze, poi dice c'è occupato. Cliccare residenze napoleoniche, residenze napoleoniche, quindi clicchi su le... E poi c'è scritto c'è l'IBAN direttamente, c'è capito? Perfetto, c'è l'IBAN, mandi soldi. Vai, vai che ha preso via, vai. L'IBAN è IT, guarda il mio. Andiamo, vai, vai che ha preso via, vai che ha preso via. Quindi bello, insomma, mi raccomando, vai, mi raccomando. Vai. Gente, se avete i soldi, dovete scaricare, mi raccomando, andate su gov.it, presidenza napoleonica, IBAN, mandateci i soldi, si scomportano, c'è un cazzo di soldi, questa merda insieme. Mandateci i soldi, allora. Davvero, c'è chi ti ha pettinato stamattina? Oh, Francesco Costa, azzurro del Bob alle Olimpiadi, grande Francesco, visto da quando si lanciava giù dal capanne è passato del tempo, bellissimo. Comunque ragazzi, seconda volta, 33 anni è già la seconda volta che... Bello stamattina. Alle Olimpiadi, tanta roba. No. Ora dai, lui sta parlando di Costa, che è un ragazzo, in quali, o giù. Ah! Ah, fermi! C'è una cosa con Richard Gere. No, io non sto bene. O Richard Gere. Però che palla di Costa. Ci piace. Di te sarò bello. Sì. Che cacchio. No, senti me. Però anche te senti me. Come Costa, la tutina blu. La smorza candela. Non devi vederti questa tutina tutta attillata blu. E sto vedendo un cavolo. Soprattutto di fisico se vuoi. Io te, se mi metto così a smorza candela mi sono bello e calzato. Rimani così, bloccato così. Non mai. Sul vaso. Alzimi, oh buono. Però c'è una cosa che è brutta, Cosa? No, è brutta. È brutta. Allora, qui si fa. No, a me queste cose guarda, danno fastidio, viene pazienza. Hanno rotto il fondale. Voglio far polemica. Perché qui fanno così. Fanno ristrutturate sotto. Però no, allora, qui gov.it e le fontane Napoleone, il Plamore, cioè le fontane Napoleone sono portate. Napoleone. Buongiorno Pamela. Dei sordi, scarichi e ristrutture. Qui in chiesa di Poggio interviene la Curia, il luogo sacro resta interdetto, presto le verifiche disposte dal vescovo. Cedimento del tetto. E qui? Ma quella è della chiesa. A capire. Però, allora fate così. 3 per 1000, 6 per 1000, 5 per 1000. 5 per 1000, 8 per 1000, 9 per 1000, 1 per 1000, non ci rimane più un cacchio. Non ci rimane. Però, buongiorno Amedeo. Vediamo il sistema anche questa, che sennò... Senti, ma secondo te invece che noi... Questo l'avete? Io posso sapere una cosa, secondo noi... Secondo noi... No, Madonna del mondo. Ma... La croce? La croce è sempre sdraiata, Perché ti speravi? Passato al primo momento, Andiamo, famo, disfamo. Vabbè, ma che c'è, te vuol dire, ci vuole tempo. Queste cose da fare, o tempo alla scritta. Alla zitta. Prima di tutto bisogna essere in tanti. E siamo d'accordo. Però non c'è più nulla. Vabbè. Ma hai notato o no? Secondo dopo... me si muove qualcosa. Buongiorno Antonio. No, ma ci vuole un po' di tempo sicuramente. Bisogna essere in tanti sicuramente. Ma si sta muovendo qualcosa. Sicuramente. Oh, sicuramente. Te. L'angolo dei paletti. Lo diceva. Siamo in chiusura, infatti guarda, siamo entrato. Allora, bisogna tornare indietro nel tempo, negli anni 50, quando i dottori giravano nelle campagne con la bicicletta. Un contadino va da dottore e fa, dice dottore, io ho un grande problema. Dice lì, io quando sono nei campi sono normale, il battaglio è bello duro, come sai con le scale di casa, mi si ammoscia, non c'è più versi. Il dottore ci pensa un po', lo guarda e dice, ma te vai a cazzo? Dice sì, e allora ti metti d'accordo con la tua moglie, no? Quando sei nei campi che sei pronto, spari una fucilata,
lei viene e fai quello che devi fare. Dopo qualche tempo torna sulla bicicletta, passa per la campagna e vede il contadino, allora tutto a posto, perfettamente, il fucile è lì, vuole vedere? No, no, le credo, non c'è problema. Ne passa ancora qualche tempo, il dottore passa e ti vede questo contadino mogio che zappava la vigna. Ma dice, non è che spari un po' troppe volte. Dice, ma che dottore, e da quando è cominciata la caccia controllo più ai muori. Grande Nero. Vuoi mettere quando ti fanno una multa per divieto di sosta e poi ti fanno una parte di l'accetti, dici, questa loro quando facciamo i multe effettivamente ce le fanno qui la pelle. Perché l'ultima è stata quella di 3 anni fa, ripeto lì, mi sembra che l'ho già raccontata. Quale? C'è stato, eravamo io e un'altra vicinessa che facevamo le multe all'interno dell'area delle ambulanze. Ah sì, di lui, il mito, lui è stato il mito. Niente, buttato lì. Lui è stato il mito, soggetto, la sai questa. E non si rivolge a me, si rivolge alla vicinessa. No, perché troppo rivolge a te, no, gli andava verso una donna. E cominciava a sbraitarsi, io vado e faccio, guardi lei, i fogli per fare ricorso. Fa ricorso, te lo preparo. Faccio quello che pare, faccio caricare la vigilanza, andiamo vicino al Conad. Ah, sai. E multiamo le macchine che erano sullo stop. Io davo le spalle alla strada. Sento una macchina arrivarizzata, no? E questo passa, e come mi passa dietro, no? Figlio di puttana! E scappa verso il campo sportivo. Ah, sì. La vicinessa, meglio. Adesso scappa, e dove andà? Andà via lì o c'hai cingoli come il carro armato che la macchina non è la macchina a mezza strada. Però essendo agosto non sai che succede. Sicché ha vinto carabinieri, giusto. Che anche loro, e c'erano tutte e due le macchine, una peggiante accesi che bloccavano la strada. Questo dopo un quarto d'ora scende. Come vede le macchine, gira nel parcheggio di Lucignolo, si mette, io vado lì a finestrino di busto. Buonasera. Che favorisce i documenti per cortesia. Cioè, ma perché ho fatto qualche cosa? Ma la parte avevi sentito un figlio di puttana. E lui fa, ma non l'ho detto io, la vicinessa di Capoliveri. Fa, dice, sì, l'ha detto proprio lei. E tutti quelli che sono lì da carabinieri, che era gente che chiedeva cosa era successo, stanno lasciando la deposizione. Questo con l'occhiale da pista scende, mi dai documenti, comincia a fare, mi sono rovinato la vita, appena cazzata mi sono rovinato la vita. Scende la fidanzata, gli va proprio a muso così, sei un cretino, e gli vuole l'ammanatore, parte gli occhiali, parte tutto. Questo raccatta gli occhiali, io lo guardo, ho i documenti, che tanto ci pensa lei. Nel frattempo ti saluta il principe dalla Talandia. Grande principe, grandi a tutti, cugini e regini, saluti dalle Dolomiti, il tuo parente Andreoli. Grandi. Poi velocemente ci saluta anche Antonio Bracco. Ragazzi, è lunedì, mi raccomando, se passate dal campo sportivo sappiate che non ci potete uscire, quindi quando mandate a fanculo qualcuno, pensa che non la macchina, auguri alla nonna che ho, è diventata nonna. Ci si vede domani, che domani ragazzi è una giornata impegnativa. Arrivederci. Buonasera, mi raccomando, apriamo le cassettine delle donazioni. Buongiorno Sara. Raccattate per reparto, pediatria di Porto. Reparto, pediatria, velocità di Porto. Andiamo che tardi. Ciao.